Visitare il Museo archeologico di Pagliare del Tronto significa compiere un tuffo nel III secolo d.C., quando al culto pagano si andava pian piano sostituendo quello cristiano. La struttura che sorge nei locali sottostanti l'ex Siramode sarà inaugurata entro Natale e raccoglierà i rinvenimenti della necropoli di Villa San Pio X, la zona più est del comune e a ridosso della Salaria. Il museo vestirà anche i panni di laboratorio per ragazzi e appassionati. Qui sarà possibile proprio da parte, coinvolgendo come abbiamo già fatto gli studenti, quindi le scolaresche e tutti gli appassionati, quindi con un laboratorio ad hoc, quindi capire come è avvenuto lo scavo, quello che è stato fatto e quello magari con lo studio che farà l'università, capire anche le tradizioni di questo popolo, come vivevano, come si alimentavano, l'età media di queste persone che sono vissute quasi 2000 anni fa. I locali del museo, ampi e luminosi, ospiteranno tutte le preziose scoperte compiute per caso mentre si andava ad edificare un'abitazione. Nel luglio del 2006 abbiamo ritrovato una vasta necropoli costituita da circa 76 tombe. Lo scavo si è prolungato poi nel 2007 con il ritrovamento di altre 4 tombe. Oggi abbiamo 80 tombe ritrovate in adiacenza con la via Salaria, la via più importante. È un copioso ritrovamento che ci ha dato la possibilità di costituire un museo. E qui, per esempio, noi abbiamo realizzato un plastico a scopo didattico che possa raccontare come è stato proprio fatto il ritrovamento archeologico. Il plastico servirà a meglio spiegare le tipologie di tombe rinvenute sul territorio, mentre una piantina della necropoli permetterà alle guide di illustrarne ogni caratteristica e sarà possibile ammirare i corredi funebri degli 80 sepolti. In alcuni casi abbiamo ritrovato l'olletta, per esempio in questo caso è questa, la lucerna, anche diciamo così, delle olle leggermente più grandi. E abbiamo poi la curiosità che abbiamo trovato, per esempio, i calzari. I calzari che erano costituiti da tutto, cioè quel basamento proprio delle calzature, erano costituite soprattutto da piccoli chiodi e qui abbiamo cercato di riprodurli con questo aspetto fatto così in rame. Poi nello stesso momento abbiamo ritrovato anche i chiodi della cassa lignea e i corredi erano modesti. Una curiosità, la decana della necropoli aveva solo 54 anni, ma all'epoca veniva considerata una Matusalemme perché l'età media era di soli 40 anni.